tutto pronto per la 67esima edizione dell'antico Carnevale di Castelmonte. Esatto, sì, abbiamo preparato parecchie cose, anche degli spettacoli, diciamo più o meno saranno sempre gli stessi, però comunque abbiamo fatto diverse modifiche, sia quelli dei rioni, gli sbandieratori, hanno lavorato veramente tanto. Quali sono le sostanziali novità? Novità, proprio novità non saranno, però hanno lavorato parecchio, quindi ci sarà una struttura dello spettacolo completamente diverso, questo sì. Il programma allora ci sarà il 23 sabato sera, l'uscita della Pignatera, poi partiamo con il 1 di marzo fino al 6, che c'è la cena a San Giovanni dei Boschi, che siete tutti invitati ovviamente. E poi ci sarà al Martinetti, quindi qui lì faremo, ci sarà di tutto, dalla festa dei bambini a spettacoli, a balli dal vivo e varie cose, fino ad arrivare poi a mercoledì, che ci sarà la sfilata dei carri e finire con il rogo del pignato. Questa mattina possiamo vedere la presentazione delle damigelle, qui sul tavolo un piatto e la rappresentazione del medaglione. Esatto, sì, un lavoro a mio parere favoloso, eseguiti da Martin e da Maurizio Grandinetti. Hanno lavorato bene, mi piace veramente il lavoro che hanno fatto, sono contento diciamo. Due creazioni in terracotta. Impegnativo. Sì, quest'anno sì, i piatti li abbiamo realizzati in terracotta con l'aiuto di Martin nel disegno, nel design, e la realizzazione poi ceramica è stata fatta da me, Grandinetti Maurizio, e sì, abbiamo cercato di usare la terra di Castellamonte per cercare di realizzare un piatto in uno stile più antico e più molto carnevalesco, anche per risalire sulla storia vecchia di Castellamonte. E anche sullo stemma c'è stata una lavorazione sul vecchio stemma del carnevale, da lì la rielaborazione col primo stampo e poi ci si è riusciti ad arrivare a questi medaglioni fatti proprio in uno stile molto antichizzato. E speriamo che a Castellamonte piacciano quest'anno i piatti. Castellamonte sempre viva, tornerà infatti ad animarsi a breve con il Carnevale. Assolutamente sì, io ringrazio la Proloco per il grosso lavoro che svolge in questo senso. Il nostro Carnevale, l'antico Carnevale di Castellamonte, che è anche il Carnevale medievale del Canavese. Quest'anno è la 67esima edizione per quanto riguarda la Bella Pignatera. Siamo felicissimi ed orgogliosi di ospitare in questa sala consiliare oggi la presentazione dei primi personaggi, che sono le damigelle, il clavario e i terzieri.